In Turchia lo chiamavano Padre Buono, ora è per tutti il Papa Buono. Ma che significa? Etichettando Giovanni come il Papa Buono, non si disconosce e si rimuove ciò che ha fatto e sta facendo? Non si evidenzia solo la melassa dei sentimenti e non gli spigoli, i tagli, le incisioni profonde da lui operate sul corpo della Chiesa? In lui c'è bontà, non sprovvedutezza, semplicità, non semplicismo, disponibilità, non credulità, coraggio, non temerarietà, speranza, non illusione. I preparativi per il concilio sono durati 3 anni. Ora è tutto pronto. Giovanni aveva richiesto ai vescovi suggerimenti e consigli. Da tutto il mondo arrivano a Roma più di 2000 proposte. Assisteranno luterani, anglicani, evangelici, quaccheri e metodisti. A loro Giovanni si presenterà con l'unico titolo apostolico riconosciuto dai fratelli separati. Non Papa, ma Episcopus Ecclesiae Dei, Vescovo della Chiesa di Dio. 79 le nazioni rappresentate. Sono presenti perfino 2 osservatori di Mosca scortati dai commissari del KGB. Più di 1200 i giornalisti accreditati. È il primo incontro dai secoli degli scismi. E la Basilica di San Pietro non aveva mai ospitato niente di simile. Finalmente è arrivato il gran giorno. 2778 i partecipanti. Avanzano in ordine gerarchico. 7 patriarchi, 80 cardinali, 1619 arcivescovi e vescovi, 975 superiori generali di ordini religiosi, 400 teologi. Il corteo comincia alle 8:30 precise. Per 1 ora e 15 minuti una fantasmagorica processione. Mitre e cappe bianche, paramenti violacei e neri, corone dorate dei prelati di rito orientale. Giovanni ha fatto rincontrare tutta la Chiesa. Venerabiles fratres, gaudet mater ecclesia. Gaudet mater ecclesia, gioisce la madre chiesa. Questo l'attacco del discorso. È in latino e dura 37 minuti. Quando l'avrà terminato, la chiesa non potrà più essere quella di prima. 3 i punti cardine. Primo, la chiesa deve trovare nuove parole per comunicare la sostanza antica del messaggio cristiano all'uomo moderno e sbarazzarsi di tutte quelle forme esteriori acquisite nel tempo, ormai vecchie, logore e obsolete. Secondo, la Chiesa deve smettere di lanciare anatemi e minacciare punizioni. Deve aprirsi al mondo moderno, cercare di capirlo e parlare con esso. Non deve costituirsi come una fortezza al di fuori del mondo,
ma tornare ad essere un villaggio aperto a tutti, al centro del mondo. Terzo, la Chiesa deve superare le divisioni e le incomprensioni con i fratelli separati, siano essi ortodossi, anglicani, luterani. Invita a cercare ciò che unisce, non ciò che divide. E alla fine del discorso, il cosiddetto Papa Buono esce allo scoperto e lancia una dura invettiva contro i pessimisti, gli scettici, i cinici che all'interno della Chiesa, seppur con farisaico rispetto, lo hanno costantemente ostacolato e criticato alle spalle. Dice: anime pure ardenti di zelo, ma sfornite di discrezione e di misura, non vedono nei tempi moderni che prevaricazione e rovina. Vanno dicendo che la nostra età, in confronto con quelle passate, è andata peggiorando e si comportano come se nulla avessero imparato dalla storia, che pure è maestra di vita. E continua: noi dissentiamo da codesti profeti di sventura che annunziano eventi sempre infausti, quasi sovrastanti la fine del mondo. E conclude con un'esortazione all'ottimismo. Il mondo cammina, bisogna prenderlo per il suo verso con spirito sempre giovane e confidente, non sprecando tempo a far confronti. Io preferisco tenermi al passo con chi cammina che soffermarmi e lasciarmi sorpassare. Raccontano che il cardinale Alfredo Ottaviani, capo del Sant'Uffizio, abbia commentato: spero di morire prima della fine del concilio, così potrò morire da cattolico. Quella giornata si chiuderà con il celeberrimo discorso della Luna. Alle ore 6.